Benvenuti a Global Japan. Vi portiamo in un'altra dimensione per vedere come la tecnologia giapponese può aiutare a salvare vite umane. Un'altra invenzione previene la diffusione delle malattie. Iniziamo con questo ventilatore per pazienti respiratori che può essere realizzato con una stampante 3D ovunque, anche nello spazio. I progetti sono stati trasmessi a una stampante 3D a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. È possibile realizzare il ventilatore durante lunghe missioni spaziali. Con noi da Niigata, in Giappone, c'è uno dei suoi creatori, il dottor Naoyuki Ishikita. Dottore, questa invenzione è una tecnologia spaziale adatta alla Terra, giusto? È un kit di anestesia per astronauti. Le radici del nostro progetto sono la realizzazione della macchina per l'anestesia, ma in questo momento, con questa pandemia di coronavirus, abbiamo bisogno di ventilatori, quindi abbiamo avviato una separazione del sistema. E perché questo ventilatore è rivoluzionario? È pneumatico. Quindi non ha bisogno di elettricità? No. Ha solo bisogno di pressione dell'aria? Giusto, una semplice pompa a pedale e un compressore d'aria. Aria e ossigeno sono sufficienti per far funzionare il ventilatore. E volete offrirlo gratuitamente al mondo una volta che le autorità lo avranno approvato? Perché? Perché no? Perché questa è la cosa naturale da fare per aiutare la gente. Quindi se condividiamo i dati, possiamo salvare delle vite. Grazie, dottore. C'è un'altra invenzione che ha lo scopo di aiutare noi tutti. Realizzato a Hiroshima, è uno schermo touchless con immagini 3D che fluttuano nell'aria e che si può manipolare con le dita. Denominato ASCAF 3D, proietta un display a cristalli liquidi a mezz'aria, come un ologramma. È già utilizzato in musei, showroom e convention, quindi nessuna usura e nessuna trasmissione di malattie infettive tra gli utenti. È stato un viaggio in treno ad aver ispirato il creatore di ASCAF 3D. Durante un viaggio di lavoro guardavo dal finestrino e ho visto il mondo in 3D. Ho avuto l'intuizione che se avessi potuto immagazzinare le informazioni luminose in quella finestra di 10 mm di spessore, sarebbe stato possibile materializzare l'immagine aerea. Il potenziale è limitato solo dalla propria immaginazione. Si può usare ovunque, cinema, luoghi pubblici dove si radunano molte persone, distributori automatici di biglietti nelle stazioni ferroviarie, bancomat, navigatori o nell'ambiente sporco delle fabbriche per evitare di toccare i pannelli a sfioramento. E il signor Otsubo si domanda perché non nel finestrino di un treno ad alta velocità? È tutto per ora per Global Japan. Da noi tutti del team di Euronews, arigato, grazie per averci seguito. Alla prossima!